Buongiorno a tutte e tutti. Devo dire che non avrei potuto avere una migliore introduzione di quella che ha fatto il consigliere Stefano Enrico, perché in effetti i punti sono tutti quelli. Mi presento brevemente, sono professore di diritto amministrativo all'Università di Trento. Sono romano, ma mi sono trasferito a Trento nell'85. E ho vissuto lì fino al 2004, poi sono tornato a vivere a Roma e da 10 anni faccio avanti e indietro tutte le settimane tra Roma e Trento. La verità vera è che dal 1 febbraio, essendo uno di quei fortunati che ha una pensione, sono andato in pensione con 3 anni di anticipo per dedicarmi a tempo pieno a quello di cui parlerò oggi, perché quello di cui parlerò oggi in realtà è molto di più che non un regolamento, è proprio un nuovo modo di stare in una comunità, di essere cittadini, è un paradigma completamente nuovo. Quindi, in realtà io nei 35-40 minuti di tempo che mi permetterò di usare per illustrarvi tutto questo tema, potrò darvi un affresco. Tenete conto che su questo tema ho tenuto corsi monografici all'Università di Trento, quindi è chiaro che non riuscirò a dirvi tutto, però quello che non riuscirò a dirvi lo trovate nel sito di Lapsus, Laboratorio per la Sussidiarietà, è una rivista online. Ormai abbiamo 10 anni di vita, è un'associazione culturale assolutamente volontaria, non abbiamo nemmeno una sede fisica perché non vogliamo perdere tempo e energia a trovare i soldi per pagare l'affitto. Viviamo sul web, tutti i volontari, i ragazzi della redazione sono assolutamente straordinari ed è il sito più completo e aggiornato che ci sia in Italia in materia di beni comuni, sussidiarietà e cittadini attivi. Se volete scrivermi, mi trovate su Facebook, perché insomma, anche pur essendo un tardivo digitale, ho imparato anch'io che poi bisogna andarci sui social network, mi trovate su Facebook oppure contatti @lapsus.net. Scrivete a questo account che trovate nella homepage di Lapsus e io vi rispondo in tempo quasi reale, perché purtroppo sono mail dipendente. Quindi, date queste indicazioni su come proseguire eventualmente il dialogo se delle cose non sono chiare, sapendo che dopo per fortuna avremo tempo e modo di parlare, provo a darvi il senso di quello che sta succedendo anche in una prospettiva storica, con 3 date. La prima data, vi sembrerà strano, 1789. Rivoluzione francese, comincia tutto da lì. Il motivo per cui noi oggi siamo qui e ci domandiamo che differenza c'è fra beni pubblici e beni comuni nasce da lì. Cos'è successo nel 1789? La borghesia ha spazzato via l'aristocrazia. Era ormai l'aristocrazia una classe che non aveva più nulla da dare alla storia e la borghesia prende il potere avendo già in testa un'idea. Avendo già elaborato una sua letteratura, una sua filosofia, un suo ordinamento giuridico, una sua idea di Stato. E in questa idea di Stato fanno un'operazione straordinaria. Adattano la figura dell'amministratore a una cosa chiamata interesse pubblico. Noi conosciamo da sempre la figura dell'amministratore, pensate all'amministratore di condominio, un signore o una signora che cura gli interessi di una piccola comunità. Oppure anticamente l'amministratore di un fondo agricolo, il proprietario più o meno latifondista stava a Roma o a Versailles e c'era un tizio che gestiva il fondo, pensate appunto ai fondi in Sicilia, eccetera. Cosa fa la borghesia? Si inventa un soggetto collettivo che chiama amministrazione del pubblico interesse. Chi decide che cos'è l'interesse pubblico? La classe dirigente stessa che sta in Parlamento. Io ho insegnato molti anni a Sassari, mi dicevano che nella seconda metà dell'Ottocento il deputato di Sassari poteva invitare a cena tutti i suoi elettori, perché non essendoci il suffragio universale, chi eleggeva di fatto coincideva con chi andava in Parlamento, no? Poche migliaia di persone. Tenete conto che in Italia nel 1861, quando fu creato il Regno d'Italia, il 74% dei regnicoli, dei sudditi, erano analfabeti. Quindi l'operazione è straordinaria perché loro creano una cosa chiamata amministrazione dell'interesse pubblico, decidono loro cos'è interesse pubblico e mettono in moto questa macchina che è l'amministrazione, dandogli un diritto speciale che è il diritto amministrativo e se sorgono, come sempre sorgono, conflitti fra l'interesse pubblico e l'interesse privato, c'è il giudice amministrativo. Notate, il giudice amministrativo è un giudice speciale, come il giudice speciale per i militari o per gli ecclesiastici. E l'amministrazione pubblica è difesa da un segreto d'ufficio impenetrabile. Voi non potete sapere cosa fa l'amministrazione pubblica. Se avete un problema andate di fronte al giudice, ma non avete il diritto di andare a guardare cosa fa l'amministrazione. Siamo nell'Ottocento, quindi immaginate questa macchina.
enorme che comincia a produrre effetti, ponti, strade, ordine pubblico, guerre, fisco, capite? Ok. Tutto in nome dell'interesse pubblico. Perché io, come tutti gli italiani, uso le mani per comunicare e faccio così quando dico interesse pubblico? Perché se voi siete l'amministrazione dell'interesse pubblico, siete in una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai titolari degli interessi privati. E i titolari degli interessi privati sono potenzialmente in una situazione di vulnerabilità perché in nome dell'interesse pubblico posso fare qualsiasi cosa. Posso espropriarti la proprietà privata, ti posso ordinare di andare militare, ti posso ordinare di pagare le tasse, cioè io sono in una posizione di sovraordinazione. Okay? Questo paradigma bipolare è potentissimo, ce lo portiamo dentro tuttora ed è anche, diciamo, come posso dire, una costruzione molto sofisticata, perché se voi ci pensate un attimo, noi siamo abituati a pensare nello schema interesse privato, ognuno di noi ha degli interessi privati, interesse pubblico, il che vuol dire che c'è qualcuno che si prende cura di un interesse che non è il suo, è un interesse altrui. L'amministratore di condominio si deve prendere cura con la massima attenzione e professionalità degli interessi del condominio, se non lo fa lo cacciate. Okay? In teoria, e per fortuna spesso anche in pratica, anche l'amministrazione dell'interesse pubblico cura un interesse altrui, non il proprio. Si suppone che chi lavora nelle amministrazioni pubbliche si curi con attenzione, come se fosse il proprio, degli interessi altrui, l'interesse pubblico. Chi definisce cosa è interesse pubblico? La legge, il Parlamento. Chi ci sta in Parlamento? I nostri rappresentanti. Capite il cerchio? Questo schema si fonda sulla delega. La delega a curare l'interesse pubblico viene affidata all'amministrazione pubblica. Risultato: totale deresponsabilizzazione di milioni di persone per due secoli. Perché milioni di persone si abituano in Italia, come in Francia, come in Germania, cioè ovunque questo schema viene applicato in tutto il mondo, all'idea che l'interesse pubblico non è un problema loro. Io pago le tasse, rispetto le leggi, ho diritto che l'interesse pubblico, pretendo che si occupi l'amministrazione. Giustissimo. Questo schema è uno schema fondato sull'idea quindi che io delego a qualcun altro di occuparsi di interessi che non sono i suoi ma sono i nostri. Vale anche per i politici. Io sono sovrano nel momento in cui voto. Delego qualcun altro a rappresentarmi e a prendere decisioni per me. Parentesi. Questo forse spiega anche il motivo per cui se un imprenditore è corrotto o inefficiente, tutto sommato la cosa non ci colpisce molto. Ma se un funzionario pubblico, un politico sono corrotti o inefficienti, la cosa ci indigna profondamente, perché abbiamo talmente assimilato in questi due secoli l'idea che loro dovrebbero fare l'interesse altrui, non il proprio, che il fatto di scoprire che in realtà stanno usando il potere che le abbiamo dato per se stessi anziché per l'interesse generale, ci indigna profondamente, abbiamo ragione di indignarci. Ma il motivo per cui ci indigniamo è che le nostre aspettative sono, dal momento che sono stati creati per questo, che loro facciano esattamente interessi non propri. Noi abbiamo dato un potere enorme e ci aspettiamo che lo usino non per se stessi. Se lo usano per se stessi, giustamente ci indigniamo. Questo schema ha al centro l'interesse pubblico, così come viene definito dalle leggi. Seconda data, 1948. I nostri padri e le poche madri costituenti fanno un'altra operazione, rimangono dentro lo schema dell'interesse pubblico, si occupa l'amministrazione, ma mettono al centro la persona. La Costituzione ha un principio non scritto che è il principio personalista, così diciamo noi giuristi. E subito, fin dall'inizio, la sovranità appartiene al popolo. Ok. Poi, articolo 2, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Riconosce, vuol dire che esistono già, quando io riconosco qualcuno vuol dire che lo conosco già. Articolo 3. Primo comma, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e hanno pari dignità sociale, guardate che cosa straordinaria. E poi il secondo comma, tre secondo comma, i nostri padri e madri costituenti venivano, era gente che stava con i piedi per terra, venivano da torture, da guerre, da carcere, sapevano, conoscevano il mondo e sapevano che non bastava dire che tutti sono uguali di fronte alla legge, perché poi non è vero, se c'è un avvocato bravo tu non sei uguale, tu sei più che uguale. E allora scrivono quelle tre righe in cui mettono al centro di tutto la persona, pur stando dentro il paradigma ottocentesco. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita politica, economica e sociale del Paese. A quel punto al centro del sistema c'è la persona, la sua dignità, la possibilità per ognuno di noi di essere noi stessi, di realizzare i nostri sogni, i nostri talenti, i nostri progetti. Guardate che non è un obiettivo egoistico, perché se noi riuscissimo veramente a realizzare il 3 secondo comma e a vivere in una società di persone pienamente realizzate, vivremmo tutti meglio. E lo stesso concetto che c'è nell'articolo 32, la salute è diritto della persona e interesse della collettività. Sembra catalano di quelli della notte, per chi si le ricorda, quel programma di Renzo Arbore, no? Meglio essere promossi a giugno a pieni voti che bocciati a ecco. È meglio vivere in una società di persone in piena salute, è meglio vivere in una società di persone pienamente realizzate, ma il Costituente affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli. L'idea è che le persone hanno dentro di sé capacità, talenti, risorse che non riescono a emergere perché ci sono ostacoli economici e sociali. La mancanza di lavoro, la mancanza di istruzione, la mancanza di assistenza sanitaria. Il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli. La logica continua a essere quella per cui è compito della Repubblica. È comunque l'amministrazione che rimuove gli ostacoli. E quindi nasce lo Stato sociale, tutto l'enorme sistema del welfare, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale, per rimuovere gli ostacoli. Terza data, 2001, articolo 118, ultimo comma. Stato, regioni, province, città metropolitane, la Repubblica sostanzialmente, perché quell'elenco di poteri lì è la Repubblica, favoriscono le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. E qui cambia tutto, perché viene introdotto un nuovo paradigma. Un nuovo paradigma vuol dire un punto di vista che cambia tutto. È come dire, guardate, scoperta dell'America, 1492, non a caso pochi anni dopo la Rivoluzione Francese, cambia tutto, il pianeta si ribalta, il Mediterraneo diventa un lago, si inizia a navigare in un oceano grande, in un mondo grande, è un nuovo punto di vista. Il 118 ultimo comma vi sorprenderà, siamo l'unica Costituzione europea, forse al mondo, che ha un principio di questo tipo. Perché è un cambio di paradigma, è come scoprire l'America? Perché se voi Costituente del 48 dite è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, voi avete in mente l'idea di una persona che deve essere aiutata, che ha capacità e risorse, ma che siccome le sue risorse sono limitate di fatto, io devo rimuovere gli ostacoli. Se voi dite è compito della Repubblica favorire le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, voi avete in mente una persona che ha capacità e risorse e che autonomamente le mette in gioco nell'interesse generale, quindi nell'interesse altrui, non nel proprio. Capite il punto adesso? Cioè i cittadini che noi chiamiamo cittadini attivi, cittadini del 118 ultimo comma, si attivano non nel proprio interesse, ma nell'interesse generale, che è più dell'interesse pubblico, l'interesse generale è più dell'interesse pubblico, vedremo perché. Quindi stanno facendo la stessa cosa che secondo la borghesia doveva fare l'amministrazione, l'amministrazione pubblica, e lo fanno autonomamente, non perché c'è una legge che gli dice di farlo, e decidono essi stessi o esse stesse quali sono i fini di interesse generale. Capite perché è una rivoluzione? Cioè capite perché va molto al di là del discorso di un regolamento comunale? Cioè siamo in presenza di qualcosa che potenzialmente può cambiare tutto. E allora, nel 118 ultimo comma, voi avete un'idea di che cosa vuol dire essere cittadino oggi, che non sostituisce quella del 3 secondo comma, non sostituisce quella del 49, partecipazione alla vita pubblica, integra. Sia ben chiaro, io non ho nessuna intenzione di mandare in cortocircuito tutta l'esperienza che noi abbiamo fatto in questi secoli, tutte le battaglie che abbiamo combattuto, tutti i diritti che abbiamo ottenuto. Dico che però questo nuovo modo di essere cittadini integra e arricchisce il modo tradizionale. Io posso essere cittadino andando a votare, posso essere cittadino militando in un movimento, partecipando al débat public, a una democrazia partecipativa alle decisioni su una grande opera, oppure se voglio uscendo con i miei vicini, amici, vicini di casa e prendendomi cura dei beni comuni del luogo dove vivo.
Solo che se voi lo fate oggi pomeriggio, arrivano i vigili e vi diffidano, perché siamo tuttora dentro lo schema ottocentesco per cui dell'interesse pubblico si può prendere cura solo l'amministrazione, i cittadini non possono. Questo è il motivo del regolamento. E qui veniamo ai beni comuni. La Repubblica favorisce le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Cosa vuol dire interesse generale? Io i primi anni in cui giravo l'Italia per parlare di queste cose, quindi 2002-2003, quando mi chiedevano in incontri come questi, ma come si fa a definire cos'è l'interesse generale? Io me la cavavo da giurista dicendo, beh guardate, ci sono talmente tante leggi in Italia che praticamente qualsiasi cosa voi facciate rientrerà sotto qualche legge, quindi state tranquilli. Però andando avanti mi sono reso conto che ci voleva una risposta un pochino più sostanziale. Allora noi da tempo diciamo, noi di Lapsus, che la cura dei beni comuni è nell'interesse generale. Cosa sono i beni comuni? Sono beni che non sono né pubblici né privati. Faccio un esempio. Lì fuori parcheggiata c'è una Panda Rossa del 2008, è la mia macchina, è un bene privato, soddisfa un interesse privato di un soggetto privato, ok? Ed è regolata dal diritto privato. Venendo, passato vicino alla questura, quell'edificio è un bene pubblico, di un soggetto pubblico, soddisfa un interesse pubblico. Okay. L'ambiente, il territorio, il paesaggio, l'acqua, la cultura, la legalità, sto mescolando beni comuni, materiali, ma sono beni comuni, sono nostri, non sono né privati né pubblici. In realtà l'essere bene comune non è un dato di natura, anche se certamente tutti siamo d'accordo sul fatto che il Colosseo è un bene comune, nel senso che c'è da molto prima che esistesse lo Stato italiano, quindi non si può dire che è un bene pubblico. Ma una cosa che ho capito in questi ultimi mesi è che dietro un bene comune c'è sempre una comunità. Cioè mi sono reso conto che le comunità a livello locale definiscono la propria identità individuando i beni comuni che per loro sono importanti e prendendosene cura. E quindi, per esempio, poi vi farò un breve esempio, un'ex azienda vinicola a San Vito dei Normanni in Puglia è stata individuata da quella comunità come un bene comune, sono, attraverso un accordo con la regione lo hanno occupato e ne hanno fatto un polo di sviluppo con imprese eccetera. Per loro quello è un bene comune, magari nel Veneto o in Sicilia un bene comune può essere un'altra cosa. Quindi ho capito che i beni comuni lo sono per certi versi, perché uno non può non dire che Venezia è un bene comune, o che il Colosseo è un bene comune, o che il paesaggio è un bene comune, però in realtà bisogna legare i beni comuni alla comunità. Per un altro motivo, i beni comuni sono al tempo stesso locali e globali. Il torrente in Valsugana, dietro Borgo Valsugana dove ho vissuto per 20 anni, torrente Moggio, è un bene comune dei Valsuganotti, ma è un bene comune dell'umanità, perché fa parte del patrimonio idrico dell'umanità. Se i Valsuganotti lo inquinano, stanno inquinando un bene comune dell'umanità. Piazza Duomo a Trento, una delle tante stupende piazze italiane, è un bene comune che i trentini hanno ereditato dai loro antenati, ma è anche un bene comune dell'umanità. Quindi c'è sempre questa dimensione locale globale che vi dice una cosa, una parola che tornerà fra poco, responsabilità. È vero che i beni comuni sono nostri, quindi non sono né del singolo né dello Stato, è vero che sono nostri, ma noi abbiamo la responsabilità di curarli per goderne noi, ma consentire anche ad altri di goderne, gli altri miliardi di persone potenziali sul pianeta e le generazioni future. Io non posso dire che siccome questo bene è nostro, della nostra comunità, io ne uso e ne abuso come per il diritto privato fino a distruggerlo. Perché questo punto è importante? Per una cosa che poi riprenderò fra un attimo, cioè che i beni comuni sono per definizione condivisi. Nessuno si può appropriare di un bene comune. E siccome tutti possiamo usarlo, pensate a una spiaggia sul litorale tirrenico una domenica mattina, usandolo tutti lo distruggiamo. Quindi il paradosso è che i beni comuni sono condivisi, ne possiamo usufruire per realizzare noi stessi, per realizzare le nostre esigenze, ma così facendo contribuiamo a distruggerli. Ecco perché questo paradigma della sussidiarietà è così importante, perché dei beni comuni non si prende cura lo Stato, ci prendiamo cura noi.
Ed ecco perché il tema è la responsabilità, ed ecco perché il tema è uscire dalla delega. Nel sito di Lapsus, in alto, se avrete la pazienza di visitarlo, c'è scritto: il tempo della delega è finito. Perché tutto questo sistema, da 2 secoli, è fondato sulla delega. La delega a curare l'interesse pubblico da parte dell'amministrazione, la delega a governare da parte nella politica, in democrazia rappresentativa, mentre nella cura dei beni comuni noi riscopriamo la dimensione della responsabilità individuale, certamente, ma anche collettiva, perché poi, come diceva giustamente Enrico prima, intorno alla cura dei beni comuni si ricostruiscono le comunità. Quindi i beni comuni non sono né pubblici né privati, sono nostri, ma poiché sono nostri ce ne dobbiamo prendere cura, perché sennò vengono distrutti. Anticipo qui una cosa che immagino possa venire fuori durante la discussione. Mi azzardo a dirlo qui, anche se so che i miei colleghi giuristi probabilmente alzerebbero tutte e due le sopracciglia e sarebbero molto poco d'accordo, però io penso che i beni pubblici abbandonati, siccome non sono utilizzati per l'interesse generale, sono a quel punto potenziali beni comuni. Un ex caserma, un ex arsenale, un ex manifattura tabacchi, un ex quello che è. Giustamente diceva Enrico prima, l'Italia è piena di spazi vuoti, è piena di edifici abbandonati. Io fra l'altro a ottobre sono stato invitato a Expo con 2 urbanisti a parlare, pensate un po', di risparmio del territorio, perché per gli urbanisti il tema del recupero dell'immenso patrimonio edilizio italiano significa anche risparmio di territorio. Non ha senso in un paese come l'Italia continuare a costruire vani che rimangono vuoti, e non ha senso tutto questo enorme patrimonio lasciarlo abbandonato. Quindi io mi sento di dire che un edificio pubblico abbandonato, siccome non svolge la sua funzione di interesse pubblico, può essere dai cittadini individuato come un bene da occupare e utilizzare nell'interesse generale. Naturalmente è la stessa logica per cui, se voi provate a farlo o provate a curare un giardino pubblico, vi diffidano, vi mutano, perché nel diritto amministrativo attuale questo è illegale. Il regolamento mira proprio a rendere entrambe le attività legali. Ma la logica che c'è dietro, questo è importante che vorrei fosse reso chiaro, non stiamo facendo qualcosa di abusivo, non stiamo facendo qualcosa di illegale, ci stiamo semplicemente riappropriando di quello che è nostro. È da 2 secoli che c'è l'amministrazione pubblica, ma guardate che 2 secoli nella storia dell'umanità non sono niente. Non sono niente. L'idea che qualcun altro si occupi dell'interesse generale è una roba che ci siamo inventati 2 secoli fa. L'impero romano non aveva l'amministrazione pubblica. Quindi bisognerebbe, è difficile, perché i paradigmi sono difficili, l'imprinting è difficile da modificare, insomma, però rimane l'amministrazione dell'interesse pubblico, rimangono gli interessi privati, ma c'è tutto questo spazio enorme che adesso vi dirò meglio, che è legato alla possibilità di prendersi cura dei beni comuni insieme con l'amministrazione. Questo è un altro punto che va chiarito. Noi siamo nati 10 anni fa, noi di Lapsus, anche per contrastare il modello Lombardia. Traduco, e mi scuso con chi di voi qui magari è legato a queste organizzazioni, ma insomma è il modello della Compagnia delle Opere. Il modello Lombardia era: se i privati si attivano, il pubblico si ritrae. Quindi se qualcuno fa un asilo nido privato, il pubblico si ritrae e finanzia l'edito privato. No, perché il 3 secondo comma dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, quindi non ti puoi ritrarre. Tu devi continuare a fornire servizi, devi continuare a essere responsabile dell'interesse altrui. Non te la puoi cavare dicendo si attivano i privati e mi ritraggo. Però, essendo il mondo di oggi molto più complicato di quello dell'Ottocento, le amministrazioni pubbliche si sono rese conto da tempo che certi problemi non possono essere risolti secondo lo schema bipolare. Io nel 97, quindi 18 anni fa, scrissi un saggio intitolato Introduzione all'amministrazione condivisa, in cui coniai questa espressione, amministrazione condivisa, in cui dicevo: guardate che le amministrazioni sempre più spesso hanno bisogno della collaborazione dei cittadini, ma siccome percepiscono questo come una patologia rispetto allo schema bipolare, non sono in grado di andare fino in fondo, e facevo l'esempio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Pensate alla raccolta differenziata. Come fate a fare la raccolta differenziata usando il potere? Cosa minacciate? Che sanzioni imponete? Avete bisogno della collaborazione dei cittadini. Per questo nel 2001 è stato così importante l'introduzione in Costituzione di quel principio, perché riconosce il fatto che le amministrazioni hanno bisogno dei cittadini per risolvere insieme i problemi. Risolvere insieme. Vi è mai capitato di andare in ferramenta e comprare quegli adesivi moderni che sono sotto una bollicina di plastica, sono 2 tubetti separati,
E per fare l'adesivo dovete mettere un po' di un tubetto, un po' dell'altro, mescolarlo e viene fuori una cosa terribilissima che se non state attenti vi attaccate le dita. Ecco, l'amministrazione condivisa è così. L'amministrazione da sola non è in grado di risolvere il problema, i cittadini da soli non sono in grado, la soluzione è data dalla condivisione di risorse. I beni comuni sono beni per definizione condivisi, di cui ci prendiamo cura condividendo responsabilità e risorse. E questo, fra l'altro, lo accenno solo se volete lo riprendiamo nella discussione, questo fra l'altro è pienamente dentro questo grande movimento della sharing economy. Avete sentito ovviamente parlare della sharing economy, la sharing society, ok. Questo grande movimento, questo modello di società e di economia nuovo, vi dice che oggi è più importante l'uso piuttosto che non il possesso. Non è importante avere l'automobile, è importante poterne usare una quando mi serve. Non è importante avere la bicicletta, è importante poterne usare una quando mi serve. Scambio casa. Io non ho una casa a New York, ma se vado sul sito di scambio casa posso scambiare casa con un signore che sta a New York. BlaBlaCar, non prendo il treno, vado in macchina con qualcuno. Questo enorme movimento sta anch'esso scardinando alcuni principi. Diritto di proprietà. All'università, al corso di diritto privato, quando si fa l'esempio di un diritto soggettivo di questi potenti, il diritto di proprietà. Ius utendi et abutendi, dicevano i romani. Usare e abusare. E su cosa si fonda il diritto di proprietà? Sul diritto di chiamare a soccorso l'universo dell'ordinamento e delle forze pubbliche per difendermi da qualsiasi intromissione di qualcuno. Avete mai visto? Proprietà privata, vietato il passaggio. Questa è la proprietà privata. Bene, sta nascendo un mondo in cui, anziché vietare, anzi è incoraggiata la condivisione del bene. Questo, fra l'altro, per il pianeta va benissimo, perché se lì fuori c'è una macchinetta smart e la usano 10 persone durante il giorno, è come se ce ne fossero 10 di automobili, però per costruirne una. Quindi da questo punto di vista il tema della cura condivisa dei beni comuni è pienamente dentro questo movimento. Ed è questo il motivo per cui il tema oggi è così centrale, perché noi stiamo semplicemente facendo surfing su questa grande onda, capite? Abbiamo acchiappato un movimento, ma senza volerlo, è successo. Su cosa si basa questa condivisione? Sulla fiducia reciproca e sulla reputazione. Se voi fate un scambio casa con qualcuno e questo signore viene a casa vostra e ve la lascia in condizioni disperate, voi non potete mica ricorrere a un giudice, quello sta a New York. Voi andate sul sito, postate le foto e quello ha chiuso, nessuno gli darà mai più una casa. Se con BlaBlaCar il conducente si comporta male, un minuto dopo voi twittate e quello ha chiuso. Fiducia e reputazione. E la stessa cosa vale per la cura dei beni comuni. I patti di collaborazione, che è il cuore del regolamento, sono fondati, se voi guardate e lo vedete, su principi come fiducia, trasparenza. Un gruppo di cittadini si presenta al comune, supponendo che un domani voi siate in un comune in cui c'è il regolamento, e posta fotografie sul sito di un luogo e dice noi vogliamo prendercene cura. Benissimo, massima trasparenza. Altri cittadini del quartiere devono poter vedere che cosa viene proposto, perché magari non sono d'accordo su quello che viene proposto, devono poter intervenire, devono poter aggiungere le proprie competenze ed energie a quelle che loro stanno mettendo in campo. Massima trasparenza. Del resto, scusate, su internet è così, massima trasparenza, tutti vedono tutto, tutti partecipano a tutto, si gioca sulla fiducia. Vedete che il paradigma nuovo cambia anche il modo di tutelarsi? Il patto di collaborazione è un patto fra amministrazione e cittadini, ma sono i cittadini che lo attivano. Guardate, un cenno solo su questo, il principio di sussidiarietà è un principio costituzionale che noi facciamo vivere, non vive se noi non lo facciamo vivere, perché quando la Costituzione dice la Repubblica favorisce le autonome iniziative dei cittadini, se queste autonome iniziative non ci sono, non c'è niente da favorire. Capite di nuovo come cambia la prospettiva? Tre secondo comma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, l'amministrazione si muove, noi siamo passivi. È compito della Repubblica favorire le autonome iniziative dei cittadini, noi ci muoviamo, la Repubblica ci aiuta. Capite? Cambia completamente la prospettiva. E in questa prospettiva, cum pium munus, dal latino, fare insieme qualcosa, da cui comune, comunità. Ha ragione Enrico quando dice quello che fanno le persone quando si prendono cura dei beni comuni è ricostruire comunità. Il regolamento a oggi è stato approvato da 40 comuni, 70 lo stanno approvando, fra questi appunto Milano, Torino e Roma,
E nei 40 comuni dove è stato approvato, stamani mi è arrivata una mail da San Donato Milanese, in cui l'assessore mi dice appunto che hanno approvato il regolamento, nei 40 comuni dove è stato approvato praticamente ovunque all'unanimità, o al massimo con qualche astensione. Cosa vuol dire questo? Non so se avete mai sentito quella battuta che dice che è difficile descrivere un elefante a uno che non l'ha mai visto, ma se quel tizio incontra un elefante lo riconosce. Ok. Io dico che l'interesse generale è come l'elefante. È difficile da descrivere, ma se lo incontrate lo riconoscete. E io questa cosa l'ho vista il 19 novembre dell'anno scorso a Casal di Principe e a Santa Maria Capovetere, dove ero stato invitato dai sindaci di questi due comuni per partecipare ai consigli comunali di queste due cittadine che approvavano il regolamento. Io mi ricordo ancora con emozione quella sera quando il sindaco, dopo che io avevo presentato il regolamento, dice: metto i voti, e si alza un consigliere comunale di opposizione e dice: noi voteremo a favore perché questo regolamento è nell'interesse generale della nostra comunità e quindi voteremo a favore. Cioè quell'uomo aveva riconosciuto una cosa che era interesse generale. E perché questo è così importante? Per due motivi. Uno, per un motivo, se volete, come posso dire, culturale. Noi italiani siamo molto faziosi. Cioè una delle nostre grandi doti è il pluralismo, ma il pluralismo può diventare faziosità. È importante il fatto che intorno ad alcune cose ci riconosciamo. Per esempio, Lago di Bracciano, Trevignano, Anguillara, Bracciano, stanno adottando lo stesso testo di regolamento e su proposta di un consigliere hanno introdotto una norma che dice che l'abitante di uno qualsiasi dei tre comuni può proporre a uno qualsiasi dei tre comuni un intervento di cura dei beni comuni del luogo, perché il lago è tutt'uno. E questo vi dice un'altra cosa, che i beni comuni non hanno confini, ed è vero, come faccio a mettere un confine, e che i beni comuni non sono né di destra né di sinistra. Badate bene, non sono politicamente neutrali, perché c'è chi dei beni comuni si vorrebbe appropriare per fini privati, la fortezza per farci un residence, che ne so, lo spazio pubblico, quindi non sono politicamente neutrali. I beni comuni non sono come la Croce Rossa su cui nessuno spara, ci sparano e come sui beni comuni se possono. Ecco perché ce ne dobbiamo prendere cura, perché se nessuno se ne prende cura ci sarà sicuramente qualcuno pronto a prendersene invece, a acchiapparli per farci qualcosa nell'interesse privato. E, dicevo, cura dei beni comuni, recupero dei beni abbandonati, solo un cenno su questo. A Trento in queste settimane stiamo fondando la prima scuola italiana per la gestione dei beni comuni. I corsi inizieranno in autunno, la scuola ha come soci fondatori l'Absus, l'Università di Trento ed Eurixe. Eurixe è un centro di ricerca che si occupa di imprese sociali e cooperative. Il presidente è Carlo Borzaga, che è un economista a livello internazionale ed è anche un carissimo amico. E l'idea è di formare due figure professionali che oggi non ci sono. La prima è funzionari pubblici capaci di interagire con i cittadini attivi, cioè persone che stanno dentro l'amministrazione, gestiscono l'ufficio per i rapporti con i cittadini attivi che il regolamento prevede e trattano con queste persone come alleati, non come utenti, come seccatori, come postulanti di un provvedimento o di un servizio, ma come portatori di capacità, di risorse. L'altra figura è il gestore di beni comuni abbandonati. L'Italia è piena di spazi abbandonati, quando anche riusciamo a trovare, a volte si trovano i fondi per restaurare l'ex macello di Caprino Veronese, poi come lo si gestisce per renderlo un polo di sviluppo? Io ieri ero a Genova e Roberto Covolo, pugliese, ha illustrato in maniera magistrale, se avete voglia andate su Google, lo trovate, la vicenda dell'ex Fadda. Firenze Ancona, Domodossola, Domodossola Ancona, ex Fadda, un'azienda vinicola che è stata recuperata dagli abitanti ed è diventato un polo di sviluppo economico. Per farvi capire, sapete come l'hanno arredato questo posto? Bene, Fiera del Levante. Ho scoperto che per chi arreda queste fiere, gli allestitori, poi c'è il problema di smaltire in discarica gli stand. Sono andati, gli hanno detto: ce li regalate, ben contenti, gli costava molto meno regalargli tutta questa roba che non portarla in discarica, e loro così hanno arredato questo posto. Quindi l'altra cosa che sto cercando di dirvi è che quando i cittadini si attivano non stanno facendo la stessa cosa che farebbe l'amministrazione, stanno risolvendo i problemi, ma non nello stesso modo in cui lo farebbe l'amministrazione. L'amministrazione si porrebbe il problema di fare una gara d'appalto per i mobili, i cittadini invece cosa fanno? Vanno dove c'è qualcosa, e così facendo creano alleanze. In Italia, se voi fate un italiano più un italiano, la somma non è 2,
è 4, è 7, è 15, perché noi siamo virali, capite? Mettiamo in campo energie, risorse, relazioni. Quindi quello che io sto vedendo in giro per l'Italia, vi assicuro che da un anno a questa parte, soprattutto in questi ultimi mesi in cui a tempo pieno mi dedico a questo, sto incontrando un'Italia straordinaria, qui vengo alla parte finale del mio intervento, di gente che sta mettendo in campo di tutto e lo fa con allegria, perché ha capito che non sta supplendo a inefficienze dell'amministrazione, ma si sta riappropriando di qualcosa che è suo. E quindi lo fa con allegria, lo fa con entusiasmo, alla fine c'è sempre una mangiata, perché noi italiani poi di tutto finisce sempre in mangiare e bere. Cioè c'è questo aspetto qui molto positivo del costruire comunità. E allora qui vengo alla parte, se volete, finale e qualitativa. Tutto questo produce un valore aggiunto. Sarò brutale. A me interessa che le persone vivano in città più belle, che i beni comuni abbandonati recuperino un ruolo e siano poli di sviluppo economico, però mi interessa molto di più quello che non si vede e che non si misura. E quello che non si vede e che non si misura, lo diceva prima anche Enrico, è il fatto che quando le persone si prendono cura dei beni comuni, che siano spazi urbani o beni abbandonati, stanno veramente facendo un'altra cosa, si stanno prendendo cura dei legami della propria comunità, stanno facendo la manutenzione a vivere insieme. Ho sentito una definizione di città che secondo me è straordinaria: la città è il luogo dove convivono gli estranei. Il luogo dove convivono gli estranei. Per Roma spesso è vero. Ci sono estranei un po' più prossimi, che sono i miei vicini di condominio, estranei assoluti, che sono quelli che stanno nella macchina accanto al semaforo, ma la verità è che nelle grandi città convivono gli estranei. Immaginate un gruppo di estranei o quasi estranei che un sabato o una domenica si organizzano per prendersi cura della piazzetta del quartiere. Diventano meno estranei, producono capitale sociale, integrazione. Enrico ricordava gli stranieri, è vero. Abbiamo 4 milioni e mezzo di stranieri nel nostro paese che contribuiscono al nostro PIL, 1 milione quasi di ragazzi e ragazze di seconda generazione che sono italiani. Sono italiani come i nostri figli e noi gli diciamo a 18 anni hai un anno di tempo per chiedere la cittadinanza. Ma come si fa a essere così stupidi? E tutti costoro, quando si prendono cura dei beni comuni del nostro paese, è come se fossero italiani, no? Perché si prendono cura di qualcosa che loro sentono come noi lo sentiamo. Aiuta a uscire dalla solitudine. Quante persone chiuse negli appartamenti all'ottavo piano, scendendo in strada con i vicini, si sentono utili, mettono in campo competenze che non si sapeva di avere? Potrebbe essere un tema di welfare generativo, ma è un tema troppo grosso da affrontare qui, ma certamente, perché no, persone che ricevono un sussidio, che insieme con altri cittadini si prendono cura dei beni comuni del quartiere, quindi si sentono utili, producono fiducia. Guardate, sono anni che ci dicono gli economisti, gli editorialisti, che l'Italia non riparte perché c'è incertezza, che non c'è fiducia. Vedere persone che si prendono cura dei beni comuni come se fossero i propri dà fiducia. E la fiducia a sua volta trasmigra in altre cose. Se io mi sento più sicuro sul mio futuro, magari faccio un figlio, cambio casa o cerco un lavoro. È importantissimo tutto questo, perché tutto questo non si vede, ma è un valore aggiunto civico, che è quello che veramente ci serve. Guardate, io penso che la principale risorsa dell'Italia, ho veramente concluso, siamo noi italiani. Non abbiamo il petrolio, non abbiamo altre robe, abbiamo un paese straordinario. Ho scoperto l'altro giorno che soltanto l'India, pensate, l'India, ha la stessa varietà linguistica che abbiamo noi con i nostri dialetti. Pensate, centinaia di dialetti. Infatti uscirà un editoriale sull'Absus di una ragazza, una giovane donna che ha studiato dialettologia, e le ho chiesto: fammi un pezzo sul dialetto come bene comune, perché io penso che i dialetti sono un bene comune. Il nostro mantra è che i beni comuni sono quei beni che, se arricchiti, arricchiscono tutti; se impoveriti, impoveriscono tutti. Se perdiamo i dialetti, siamo tutti più poveri. Io ho imparato, vivendo a Borgo Valsugana, che certe cose le puoi dire solo in dialetto, certi sentimenti li puoi dire solo in dialetto. Quindi, diciamo, anche il dialetto è un bene comune. Quindi la principale risorsa dell'Italia siamo noi, con la nostra capacità di lavoro, la nostra fantasia, la nostra capacità di intraprendere, il paese straordinario che abbiamo intorno. Dobbiamo liberare queste energie, è questo che stiamo facendo. Io questo progetto lo chiamo liberare energie. Questo qui, guardate, è come un pannello fotovoltaico che trasforma l'energia che i cittadini italiani, e non solo i cittadini italiani, hanno in energia di cambiamento. Tutto qui, è solo uno strumento, nient'altro. Tant'è vero che si può cambiare, modificare, nei 40 comuni dove è stato adottato l'hanno anche modificato. È solo uno strumento. L'obiettivo è liberare energie non per la famiglia o per noi stessi, come facciamo, come abbiamo sempre fatto, come è giusto fare, ma nell'interesse generale. Il sogno, ma è proprio un sogno, ma sogni
insomma, io sono un utopista operativo, quindi ho visto tante cose che quando ero giovane venivano definite utopie, che poi si sono realizzate. Il sogno è un intero paese che si prende cura di se stesso, che ricostruisce le comunità intorno alla cura dei beni comuni, nei quartieri, nei paesi, e tutto questo appunto ha a che fare con una nuova idea di cittadinanza. Grazie.